Rieccoci, rieccoci live. E allora vi abbiamo raccontato le ultimissime, insomma, che arrivano dal fronte Russia-Ucraina ne arriva un'altra ancora. Presidente russo Putin, Kiev potrebbe volersi riprendere la Crimea. Ci manca solo questo, aggiungerei io, ma c'è la minaccia che Kiev possa riprendersela. Lo ha detto Putin durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale russo, poi riportato dalla TASS, e poi la commissaria europea Johansson domani in Polonia per affrontare eventuali crisi rifugiati. Questa è la situazione. Abbiamo anche quest'altro lancio. Siamo su Repubblica 16 e 12. Il ministro della difesa russo Shoigu: l'Ucraina ha più capacità di sviluppare armi nucleari di Iran e Corea del Nord. Come vedete, insomma, la situazione è estremamente tesa e noi continuiamo a parlarne con, a proposito di Repubblica, un amico di Le Fonti TV, Alessandro Allocca, collaboratore per Repubblica da Londra, tra gli altri. E allora eccoti qua, Alessandro, ben trovato. Buon pomeriggio Giacomo. Sì, le novità, visto che rimaniamo proprio sul finore dell'Ucraina, visto in chiave inglese, in questi giorni gli 007, l'intelligence inglese, ha confermato che le intenzioni della Russia sono proprio quelle di entrare in guerra, o meglio, è già entrata in guerra. Secondo una dichiarazione del primo ministro Boris Johnson, fatta ieri mattina ospite sulla BBC, ha confermato che tutto ciò che sta vedendo in questi giorni sarebbe quasi una sorta di strategia già scritta da parte di Putin. E proprio qualche minuto fa l'ultimo lancio di agenzia, che arriva da Downing Street, è un'ulteriore conferma effettuata dal portavoce di Boris Johnson, che confermerebbe nuovamente l'analisi fatta dall'intelligence britannica che Putin è entrato in guerra. E insomma, queste le ultimissime che arrivano anche dal Regno Unito. Prima citavi giustamente Boris Johnson, vi facciamo anche vedere, eccoci qui, siamo su fanpage, crisi russa-ucraina, Johnson, piano di Putin per la più grande guerra dal 1945 già iniziato. Temo che un'invasione russa dell'Ucraina sia imminente, questo è ciò che indicano le prove, ha sostenuto il premier Boris Johnson. Il peso, Alessandro, che il Regno Unito ha su questo dal punto di vista diplomatico è minimo? Quantomeno questo è quello che ti risulta, una domanda, senza retorica. Sì, assolutamente. Senza retorica, no. Com'è qual è il peso del Regno Unito su questo fronte? No, è molto importante, ma in realtà, a parte le sensazioni che mi stai chiedendo attraverso la tua domanda, in realtà lo stesso primo ministro, in occasione della conferenza sulla sicurezza che si è svolto a Monaco, ha parlato come se stesse parlando all'Unione Europea, all'Europa Unita, quindi non più come primo ministro di un paese che si è distaccato dall'Unione Europea, ma facendo proprio cerchio, tutti insieme, facendo squadra proprio per fronteggiare l'avanzata russa. Non serve in un certo senso parlare solo di ciò che sta avvenendo oggi per capire l'atteggiamento dell'Inghilterra più in generale verso qualsiasi tipo di guerra che avviene a poca distanza. Basta fare un salto indietro nel tempo, prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, dove nel momento in cui ha visto che l'avanzata dei nemici più pericolosi, Germania tra tutti e poi Russia, stava mettendo a dura prova il futuro, gli equilibri sociali, politici ed economici del vecchio continente, l'Inghilterra ha preso posizione, anche con l'aiuto degli alleati americani, fino a vincere le due guerre. Lo stesso sta avvenendo adesso, cioè per l'Inghilterra, anche se è una questione che magari interessa la NATO, peraltro l'Inghilterra fa parte della NATO, però ci sono comunque equilibri molto importanti che riguardano il vecchio continente, e Brexit a parte, Unione Europea a parte, l'Inghilterra fa parte del vecchio continente.
Sì, decisamente sì, interessante anche osservare insomma, le dinamiche passate che ha coinvolto il Regno Unito per cercare anche di capire quale possa essere il ruolo del Regno Unito nel futuro, se appunto, come ha spiegato Boris Johnson, come ci spiegavi tu Alessandro, appunto, che i piani, diciamo, eccolo qua, l'avevo già evidenziato durante il tuo intervento, le prove suggeriscono che il piano di invasione sia già iniziato in un'intervista rilasciata alla BBC. Ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco, a cui aveva partecipato anche il leader ucraino, diciamo, aveva partecipato in giornata per tornare subito a casa a Kiev. E sono quattro. Tornando a noi, Alessandro, allora la questione, eccolo qua, l'allarme dei 007 anche americano, imminente un attacco militare russo e questa è la notizia di oggi, Biden che chiama Putin, diciamo che si stanno ponendo le basi per un vertice Biden-Putin, anche se al momento la Russia dice è prematuro, dobbiamo decidere prima gli obiettivi, gli Stati Uniti in linea di massima hanno dato la loro disponibilità. Tornando al Regno Unito, ma guardando più ai fatti interni, beh, insomma, non posso non citare la notizia che viene riportata un po' ovunque, la regina Elisabetta è positiva al Covid. Cambiamo completamente argomento, ma notizia che sicuramente gli inglesi sentono in maniera importante. Questo sito dice nemmeno il virus però riesce a fermarla e Rai News dice i sintomi sono lievi. Alessandro. Sì, confermato, i sintomi sono lievi. Tutte queste notizie che abbiamo appena detto, che appena detto, giungono da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, che conferma la positività della regina al Covid, però sintomi lievi. Porterà avanti gli impegni già programmati in occasione dei prossimi giorni, quando si intensificheranno i festeggiamenti per i 70 anni di regno, però sono comunque impegni molto lievi, perché lo abbiamo visto in alcune foto, in alcuni video, la regina mostra comunque dei segni dovuti all'età, si appresta a festeggiare ad aprile 96 anni, dovuti anche alla perdita del marito ormai quasi un anno fa, quindi comunque l'avanzata del tempo si sente anche sulle sue spalle, nonostante abbia sempre comunicato ai suoi sudditi, al resto del mondo, una grande grinta. Però ecco, 96 anni inizia a sentirli, però sintomi lievi. La cosa che fa più preoccupare, ma non più di tanto, è il fatto che il Covid sia riuscito ad entrare all'interno di Windsor, il castello di Windsor, dove si trova la regina, perché 2 anni fa, quando è scoppiata la pandemia anche nel Regno Unito, la prima azione di tutela della regina è stata quella di portarla da Buckingham Palace, che è comunque la sede ufficiale dello Stato inglese, essendo la regina capo di Stato, in un ambiente molto più controllato che Windsor. Invece, dopo 2 anni, ormai perché siamo 2 anni di pandemia, il Covid, fortunatamente con la variante Omicron, è molto più lieve delle precedenti, è comunque riuscita a entrare all'interno di Windsor. Ed è curioso il fatto, Alessandro, correggimi se sbaglio, che c'è, non so se è ufficiale anche questo aspetto, immagino di no, ma c'è chi scrive che il Covid, la regina possa averlo ricevuto, sia stato trasmesso da Carlo, dal figlio. Allora, come ti dicevo, Windsor è una sorta di bolla super protetta e Sì. ovviamente se il Covid entra, attraverso corpi esterni, corpi nel vero senso della parola. E negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, la regina ha avuto pochissimi incontri, così come ne avrà pochissimi, proprio per tutelare il più possibile la sua salute. Le uniche persone che ha visto sono il figlio Carlo, la moglie Camilla e 2 alti funzionari dell'esercito britannico. Gli unici ad essere risultati positivi al test Covid nei giorni precedenti alla notizia della regina sono stati proprio Carlo e Camilla. Quindi, se la matematica non è un'opinione, diciamo che, come dicevi te, la regina è risultata positiva proprio dopo aver stretto le mani al figlio e alla moglie.
conferma non ce n'è, però ecco, il cerchio dei colpevoli si restringe notevolmente. È molto stretto, certo, e io mostro, sì, non so, a livello di meme nel Regno Unito, se si stanno scatenando su questo fronte. Questo non è un meme che hanno fatto per la notizia, ma è uno dei tanti che circolano, insomma, sulla regina e su Carlo, la regina che dice che poi voi anziani siete quelli più a rischio, parlando appunto del Covid. Lo facciamo, insomma, sorridendo, sapendo che comunque la situazione che ci trasciniamo dietro da 2 anni è piuttosto complessa, ma insomma è un tocco di leggerezza che ci permettiamo di aggiungere al tema. Peraltro, questa, diciamo, ufficialità del fatto che Elisabetta è positiva al Covid coincide con il giorno in cui, possiamo dirlo, il Regno Unito torna altrettanto ufficialmente alla normalità pre-coronavirus. Ale? Sì, titolo azzeccatissimo. In realtà ci sarebbe dovuto essere un annuncio da parte del Premier Boris Johnson già nella giornata di ieri, forse vista la breaking news riguardante la regina è stato deciso di spostarla di un giorno, però in realtà è semplicemente l'ufficialità, una decisione già presa giorni fa da Downing Street, che è quello di annullare totalmente le ultime restrizioni rimaste. L'ultima era quella dell'autoisolamento in caso di positività a un test, sia esso antigenico o molecolare. Questo sta a significare che nei prossimi giorni attendiamo in realtà, come dicevo prima, l'ufficialità nel giro di poche ore. Nei prossimi giorni tutti coloro che risulteranno positivi a un test potranno comunque andare in giro liberamente per il paese, continuare a lavorare e andarsene per pub. Questo varrà sia per coloro che hanno già ricevuto i vaccini che per coloro che non l'hanno ricevuto, anche perché, apro un'altra parentesi, sì, è anche difficile capire chi ha ricevuto il vaccino, chi non lo ha ricevuto, perché qui non c'è mai stato un vero obbligo di richiesta del Green Pass nel momento in cui si entrava all'interno dei luoghi al chiuso o anche in ambiti di aggregazione di persone. Gli unici obblighi erano dimostrarlo all'ingresso di ambienti con più di 500 persone, quindi di fatto discoteche, oppure in ambienti all'aperto con più di 4-5 mila persone, parliamo di stadi. Escluse queste due situazioni, il Green Pass non è mai stato richiesto per legge, quindi all'interno di ristoranti, caffetterie, bar, musei, negozi si poteva entrare tranquillamente. Adesso è stata annullata anche la richiesta, di mostrare il Green Pass nei due luoghi che ti dicevo prima, quindi sì, effettivamente non c'è neanche nessun tipo di divisione, di differenziazione tra coloro che hanno ricevuto dosi di vaccino e coloro che hanno scelto di non ricevere, e per appunto torniamo a una situazione pre-Covid al 100%. Quindi, perché poi è quello che ci hai raccontato, che è molto chiaro, è molto insolito sentirlo, diciamo, dall'Italia e in generale dal resto dell'Europa. Ricapitolando, se un inglese fa un test e scopre di essere positivo ed è comunque in condizioni di salute buona, a quel punto sta a lui la scelta se restare, diciamo, in casa, non muoversi in maniera preventiva, ma è comunque libero di andare al lavoro, prendere i mezzi pubblici, ed è libero di farlo, aggiungo ovviamente, correggimi se sbaglio, senza indossare la mascherina. Assolutamente, già l'obbligo di indossare la mascherina è decaduto qualche settimana fa. C'è, diciamo, la richiesta, più un invito, che parliamo di obbligo di legge, di indossarlo all'interno dei mezzi pubblici, dove si può immaginare l'aggregazione tra persone è maggiore. Però il claim, visto che il Regno Unito, diciamo un po' più la cultura inglese, ama forgiare frasi fatte da business is business, business as usual, il nuovo claim di Downing Street è living with Covid, quindi vivere con il Covid. Lo aveva detto Boris Johnson già mesi fa, che questo paese, ma più in generale credo era una sorta di invito indiretto al resto del mondo, avrebbe dovuto fare i conti con il Covid, con le future varianti, quindi è inutile imporre restrizioni che avrebbero intaccato la ripresa economica, quindi è meglio dare una spinta, un'accelerata alle vaccinazioni. Su questo abbiamo superato il 70% di terze dose, quindi diciamo
che almeno il Regno Unito è una popolazione abbastanza immunoprotetta, e per il resto andiamo avanti perché living with COVID, ma soprattutto business as usual. Living with COVID, che poi, se vogliamo, è inesorabilmente ciò per cui dobbiamo prepararci un po' tutti, insomma, non voglio fare ragionamenti ampi e volare troppo alto, ma insomma è da millenni che l'uomo convive con i virus, non è che le vaccinazioni porteranno alla distruzione, alla disintegrazione del virus, dovranno portarci a convivere e a così, insomma, concepirlo e considerarla come un'influenza. Inevitabilmente credo che, insomma, il futuro sia questo. Ale, prima di salutarci, sì, torno alla solita vecchia domanda che ti faccio quasi sempre. Abbiamo parlato di questa ufficialità che forse non è ancora tale, perché doveva esserlo già ieri, forse oggi, poi la notizia della regina ha preso il sopravvento, ma di fatto è come se in Inghilterra fosse così già da prima. Cioè, cambierà poco, il senso è questo, rispetto a quando sarà ufficiale il ritorno totale alla normalità, rispetto agli ultime settimane, agli ultimi mesi, insomma. Assolutamente sì, è così, diciamo, ovviamente parliamo di governo, di Downing Street, sì. Deve fare le cose per legge, per regola, e effettuare tutte le comunicazioni per caso, però io ti posso assicurare che ci sono, non voglio dire tantissime persone per parlare della stragrande maggioranza della popolazione britannica, però ci sono un buon numero di persone che anche con lievi sintomi, che potrebbero essere magari influenzali, non Covid, però comunque non si testano, vanno in giro normalmente e fanno vita, chiamiamola, regolare. Quindi ecco, questa sorta di annuncio che arriverà comunque nel corso della giornata, perché è stato confermato da parte del governo, conferma già una situazione che si sta vivendo ormai da alcune settimane qui, che anche con gli lievi sintomi le persone continuano a fare la loro vita senza nessun tipo di problema. Giornata interessante quella del Regno Unito oggi, perché insomma, al di là degli annunci e delle notizie, insomma, che riguardano la regina, lo abbiamo anticipato, abbiamo raccontato questa mattina, l'ho ribadito anche in avvio di diretta oggi pomeriggio, PMI composito del Regno Unito ha raggiunto il massimo in 8 mesi, a quota 60,2 punti a febbraio rispetto al 54,2 di gennaio, ben al di sopra delle previsioni 60,2. Eccolo qua il PMI composito, che mette insieme quindi un po' tutto, insomma, manifatturiero, terziario, eccetera, eccetera. Eccolo qui il dato grafico che ci dà, che ci permette, insomma, di osservare come a febbraio abbiamo superato il dato più alto fino a questo momento negli ultimi 8 mesi, che era relativo a luglio, al di sotto dei 60, e anche, insomma, sia il PMI più o meno allineato con le attese, il PMI manifatturiero, qui in questo caso, chiedo scusa, qui siamo un po' più basso, ma le attese erano su questo dato, insomma, tra 56 e 58, quindi in area 57,3, mentre il PMI dei servizi, eccolo qua, è un dato altrettanto positivo. Anche qui torniamo ai massimi degli ultimi 8 mesi, ed è il motivo per cui, tornando, insomma, a guardare il fronte valutario, la sterlina oggi, non dico che abbia brindato, perché è sicuramente eccessivo, però rimanendo al di sopra di quell'1,36, che è una soglia psicologica importante, come vedete c'è la media 200 che attraversa e sostiene le ultime 3 sedute, sarebbe 1,35,8 in realtà, appena sopra su 1,36 soglia psicologica, nonché punto di partenza per provare a rompere quel 1,36,5 che, come vedete, da 3 sedute a oggi viene solleticata da, insomma, delle ultime 3 sedute, ma tornando indietro, insomma, rappresenta un po' il principale tappo di quella lateralità che in qualche modo costituisce, quantomeno rappresenta, insomma, la sterlina
con cui ha a che fare dall'inizio del mese di febbraio. Queste le ultime anche sul fronte macroeconomico del Regno Unito. Io ringrazio Alessandro Allocca, come sempre, per essere stato qui con noi, per averci dato un aggiornamento, aggiornamenti sempre importanti sul fronte del Regno Unito. Ale, grazie ancora e alla prossima, buon lavoro. Grazie a te Giacomo per l'ospitalità e ovviamente disponibilità massima per i prossimi aggiornamenti.